I fiumi continuano ad essere attenzionati. Anche ieri la Protezione Civile ha controllato il loro percorso per verificare che il territorio e gli argini ben supportino la massa d'acqua che provenendo da monte sta andando a riversarsi in mare. Le aree attenzionate durante questa perturbazione che ha colpito con particolare violenza altre zone d'Italia sono state Punta Gorzone e quelle bagnate dal Brenta, dal Bacchiglione e dall'Adige. Al momento la situazione è buona e non ci sono criticità. Il problema maggiore era dato dall'Adige, per il quale era prevista come preoccupante l'ondata di piena. A parte alcuni allagamenti nelle zone golenali, il fiume ha continuato a scorrere tranquillo, mentre il mare riceveva il notevole apporto di acqua scesa dal Veronese. Si spera solo che la marea non ostacoli eccessivamente lo sfociare in mare delle acque del fiume, in modo che continui a scorrere senza trovare ostacoli. I volontari della Protezione Civile ringraziano il sindaco Armelao, assessore di riferimento e quindi primo responsabile del gruppo comunale Protezione Civile Chioggia, per essere stato presente durante i monitoraggi dei fiumi. Un importante supporto a riconoscimento dell'importanza del lavoro svolto, molto del quale a titolo gratuito. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.